a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Io come sempre sono Pasquale e questo è Risparmio. Bentornati in un nuovo video. Oggi un attimino mi adeguo, non dico al trend, però un po' al discorso che tutti stanno affrontando, cioè il fatto se siamo veramente in un pericolo inflattivo. E lo faccio con un piccolo studio che ho fatto, diciamo, da me un po' su internet, ma anche grazie all'aiuto di XTB. Come potete ricordare, per chi mi segue, ho iniziato una collaborazione con questo broker che a fine giugno dovrebbe ripartire con il discorso delle azioni reali, per cui non solo CFD, ed mi hanno rilasciato un report appunto in cui si va a studiare l'inflazione per chi fa trading. E questo report mi è stato mandato appunto da poter studiare e poter anche condividere alcune parti con voi. Ovviamente non è tutto il report che vado a trattare in questo video, perché non vorrei che venisse troppo lungo, però vi lascio sotto nella descrizione del video il link per andare a scaricarvi il report per conto vostro e andare un attimino a leggere con più attenzione, in modo che possiate anche fare le vostre considerazioni. Io qui cerco di fare un po' un sunto di quello che è il discorso fatto da questo report di XTB e cercare appunto di portare a conoscenza quelle che sono le analisi degli esperti di XTB. Ovviamente non si tratta di consigli finanziari miei, non si tratta di consigli finanziari in generale, e vi ricordo che XTB è un broker CFD e il 75% delle persone che usano questo broker possono andare a perdere soldi, perché i CFD sono degli strumenti altamente speculativi e per cui possono essere pericolosi, si può perdere anche tutto il proprio capitale. La premessa, ovviamente questo report io riporto un po' tutte le parole che sono presenti su questo report, proprio perché volevo che il discorso fosse il più chiaro possibile, che non ci fossero delle incomprensioni. Marzo 2020 è stato uno dei più brevi bear market della storia di Wall Street a causa degli interventi senza precedenti che la Federal Reserve è andata ad apportare. La politica del quantitative easing ha inondato i mercati con del denaro e ha incoraggiato in questo momento, diciamo, l'assunzione di maggiori rischi. Allo stesso tempo il ritmo record della creazione di denaro solleva preoccupazioni per l'inflazione. L'inflazione ICP statunitense di marzo è stata la più alta da agosto del 2018 ed è solo un inizio in realtà. Per cui oggi facciamo alcune considerazioni utilizzando, diciamo, i dati di questo report di XTB, partendo appunto dalla primavera del 2020, quando l'economia globale è stata colpita dai lockdown legati alla pandemia che iniziava, diciamo, a prendere piede in quel periodo. A quel punto l'impatto potenziale sembrava catastrofico e la reazione del mercato fu dolorosamente brusca. Ci ricordiamo il botto che fece -35-40% nell'arco di pochissimo tempo. Gli indici globali sono affondati, insieme anche alle materie prime, al dollaro, alle obbligazioni, un po' a tutto, mentre il dollaro statunitense aveva guadagnato qualcosa. Poi però arriva la Fed ad aiutare. Nel grafico vediamo quello che è stato l'intervento Fed e quello che sono stati, diciamo, gli indici, come si andavano a muovere. La Fed è la ragione principale per cui il peggio non si è verificato per i mercati globali in questo periodo. Come si può vedere nel grafico, ha ampliato il suo bilancio con quantità record, immettendo quantità enormi di denaro e permettendo alla US Treasury di gestire un grande deficit di bilancio. Come risultato, i mercati sono rimbalzati in maniera rapida, molto veloce e molto esplosiva, e hanno lasciato i massimi pre-pandemici alle spalle. Ma nonostante ciò, i mercati record e le prospettive di ripresa economica, la Fed continua ad espandere il bilancio a un ritmo mai visto prima di questa pandemia. Questo continua a sostenere anche il rally globale degli indici, con gli Stati Uniti d'America in testa. Con tale premessa, qualsiasi cambiamento importante nella politica della Fed, anche di minimo spessore, potrebbe segnare in qualsiasi momento la fine di questo rally. E noi abbiamo visto di recente come già alcuni discorsi fatti in maniera aleatoria dalla Fed hanno portato a un leggero rintracciamento dei mercati americani. Cos'è l'inflazione però? Cerchiamo di capirlo. L'inflazione rappresenta i cambiamenti dei prezzi in un periodo di tempo ben definito. Le variazioni dei prezzi possono essere da un mese a un mese all'altro molto volatili, quindi i banchieri centrali, e per cui anche noi investitori, guardiamo all'inflazione annuale, che misura le variazioni dei prezzi rispetto a un anno prima, stesso periodo. Tuttavia ci sono molti prezzi, i prezzi al consumo, i prezzi della produzione, i prezzi di importazione ed esportazione e tanti altri, per cui le banche centrali sono interessate ai prezzi al consumo, ma anche qui ci sono tantissime misure dei prezzi al consumo.
Gli indici importanti di questi prezzi sono gli indici dei prezzi al consumo, noto come ICP, che è il più popolare ed è definito come una misura del cambiamento medio nel tempo dei prezzi pagati dai consumatori, noi, nelle aree urbane per un gruppo rappresentativo, il cosiddetto paniere, di beni e servizi di consumo, che possono essere tra gli altri l'alloggio, il cibo, energia, istruzione e così via. Tuttavia la Fed si concentra sull'indice delle spese per i consumi personali, noto come PCE. Ci sono tre differenze chiavi però che vanno considerate. I valori dell'IPC provengono dai consumatori e il PCE invece avviene su indicazione delle imprese. La misura del PCE prende un dato più ampio e l'IPC ha una quota maggiore di alloggi e per questo motivo è stato storicamente più alto della media. Inoltre sia l'IPC che il PCE hanno delle varianti che vengono definite core, che eliminano alcuni prezzi volatili, diciamo, dal paniere di cibo e energia, e per cui tendono ad essere un valore diverso, diciamo, da quello normale. Mentre la Fed mira al PCE, spesso considerano il PCE core come più affidabile perché appunto elimina tutta quella volatilità di prezzi che si può verificare in determinati periodi o per determinati prodotti. Sappiamo qualcosa però a questo punto dell'inflazione? Non sappiamo quanto aumenterà l'inflazione e come reagirà la Fed e appunto come si andrà a comportare se questa potesse salire troppo. Quindi è impossibile prevedere con precisione le prospettive che i vari indici avranno, soprattutto quelli americani che un po' trainano il mercato di noi investitori, sono quelli più liquidi, come lo Standard & Poor's 500 o il Nasdaq 100. Quello che si può dire ora è che molte misure di valutazione sono le più alte di sempre. Un'inflazione più alta è negativa per la valutazione del mercato azionario, per cui con l'aumentare dell'inflazione ovviamente il mercato azionario tende un po' a scendere. Abbiamo visto molte correzioni del 18-20% sullo Standard & Poor's 500 in passato, per cui non è un qualcosa di univoco che si andrà a verificare una tantum. Storicamente gli strumenti come il RAS 2000, per cui quelli un po' più di valore, sono andati meglio quando i timori di inflazione persistevano rispetto a strumenti come ad esempio quelli che possono essere del Nasdaq 100. L'inflazione in aumento aumenterà. Allora, dato che la Fed e le altre banche centrali stanno espandendo i loro bilanci a ritmo record e le misure degli aggregati monetari stanno esplodendo, molti opinionisti e molti esperti del settore vedono un legame naturale con l'inflazione. Il ragionamento però deriva dalla teoria monetaria che afferma che nel breve periodo più denaro può solo portare a prezzi più alti. Però, seppur vero, il discorso non è propriamente così semplice. Perché? Perché i soldi quando vengono stampati, tra virgolette, che poi non è che vengono stampati e basta, comunque i soldi non possono essere tutti direttamente utilizzati dai consumatori. Un grande esempio è l'ultima ripresa, quando l'IPC core medio mensile è stato effettivamente inferiore a quello di una precedente ripresa, lo 0,13% fra il 2010 e il 2011 verso lo 0,14% nel 2003 e 2004, nonostante l'introduzione del quantitative easing. Sì, l'inflazione principale aumenterà perché era bassa un anno fa, ma la Fed sostiene che questo aumento sarà solo di natura momentanea, per cui non sarà un tipo di aumento che persisterà per lungo tempo. Questa volta è diverso. Beh, se questa volta è diverso, come per tutte le, diciamo, le politiche di investimento e monetarie, non lo possiamo sapere con certezza. Ma ci sono alcune buone ragioni che molto probabilmente ci fanno pensare questo. 1. I trasferimenti di denaro in questo momento sono enormi, grazie ai pagamenti diretti e ai sussidi speciali di disoccupazione ed altri sostegni che le famiglie americane sono andate a ricevere, per cui hanno più soldi di quanto ne avrebbero avuti se la pandemia non si fosse mai andata a verificare. La domanda che si è accumulata poi è forte, perché la gente per un lungo periodo ha cercato di tirare le mie in barca, di spendere meno, oppure non ha potuto spendere meno perché magari non aveva più il lavoro che aveva poco prima della pandemia, per cui nel momento in cui queste restrizioni venissero a calare, i consumatori potrebbero voler sovraspendere soldi rispetto a quando c'era la chiusura, per cui alla riapertura totale di tutto quello che è il commercio a dettaglio. Poi i prezzi delle materie prime stanno aumentando e questo è in parte un risultato dei tassi a 0%, dato che gli investitori guardano questi beni un po' come gli investimenti sicuri in questo momento che li possono proteggere dall'inflazione. I costi Covid sono comunque da tenere in considerazione. L'economia è vero che riapre, ma il regime sanitario, con delle restrizioni più o meno ampie, rimarrà in vigore con i relativi costi per un certo periodo, perché si vuole evitare
finché non tutto, diciamo, tutta la popolazione non venga vaccinata, comunque la maggior parte, e i richiami annualmente vengono fatti così come il normale vaccino anti-influenzale che viene fatto annualmente, appunto bisogna tenere in considerazione questi costi. Ultima cosa, c'è meno concorrenza. Perché? Perché molte aziende, e questo l'abbiamo visto anche in Italia, durante questo periodo pandemico sono andate a fallire, per cui la domanda alla fine di questi lockdown, di queste chiusure, sarà la stessa magari, ma il numero di persone, di negozi, di strutture che possono offrire quei servizi sono minori, per cui ci sarà meno concorrenza e ci sarà una possibilità significativa che i prezzi vadano ad aumentare per tutti noi, per cui l'inflazione cresca. Per queste ragioni l'inflazione potrebbe aumentare di più e rimanere più alta di quanto la Fed possa preventivare. Se questo fosse vero, la banca centrale statunitense potrebbe essere costretta a limitare fortemente il quantitative easing proprio quando il governo statunitense ha bisogno di prendere in prestito grandi quantità di denaro. Questo porterebbe i rendimenti delle obbligazioni molto più in alto e avrebbe serie conseguenze per gli altri mercati. Ovviamente c'è anche da tenere in considerazione altri asset, come ad esempio l'oro, come ad esempio quello che può succedere in altri settori, ne parlavamo prima anche accennando le materie prime, per cui è un discorso molto più ampio, molto più complesso, di cui io non mi sento assolutamente in grado di rispondere, perché sono delle questioni di macroeconomia molto ma molto importanti e molto complesse. Però ovviamente vi lascio poi il report qui sotto per chi volesse approfondire. Sono delle considerazioni che vanno fatte a livello generale, perché non si sa effettivamente dove andremo a finire con l'inflazione, se questi discorsi poi possono essere applicati anche al sistema Europa, dove c'è una tipologia di struttura sociale anche diversa rispetto a quella degli Stati Uniti, c'è un mercato economico diverso, meno libertario rispetto a quello statunitense. Però volevo fare un attimino queste considerazioni parlando di questo report, proprio perché secondo me è un argomento interessante e non mi andava di trattarlo come al solito con dei miei pensieri, non essendone in grado, ma piuttosto preferivo portare dei pensieri di alcuni analisti esperti del settore. Bene, se questo video è stato di tuo gradimento, ovviamente ti chiedo di farmelo capire lasciando un bel pollice in su, lasciando un commento se vuoi ampliare la discussione con tutti gli altri che seguono questo video, e se sei nuovo sul canale, ovviamente iscriviti e clicca la campanella per non perderti nessun video successivo. Ti ricordo che mi puoi anche seguire su Instagram, io_risparmio, sul mio blog www.risparmioinvesto.com, dove pubblico ogni lunedì un articolo nuovo, e qui su YouTube, dove ogni martedì, ogni venerdì pubblico un video nuovo. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!